Buonasera a tutti, sono Guido Bitossi e stasera sono, forse anche perché sono il più anziano, ma il portavoce della famiglia Bitossi che vi dà il benvenuto in questa struttura e dà il benvenuto a questa lodevole iniziativa, al sindaco e al professor Tonelli, che è curatore di questo progetto della materia ceramica, e quindi all'architetto La Pietra, e un saluto anche alla presidente della Fondazione Vittoriano Bitossi, al quale vorrei rivolgere un caloroso applauso, visto che ieri ha spento 92 candeline, è sempre attivo e no, il cavaliere Vittoriano, il quale vi saluta e vi dà il benvenuto tramite me. Quindi dichiaro aperta la sessione e lascio la parola all'architetto Olivieri, che con piacere ritrovo dopo tanti anni. Allora, anche da parte mia, grazie intanto a tutti voi che partecipate questa sera a questo evento. Grazie ai nostri ospiti, Ugo La Pietra e Marco Tonelli, che sono i nostri, diciamo, i primi invitati del progetto Materia Prima. Poi Marco Tonelli entrerà più nello specifico dell'iniziativa e declinerà quello che è un po' la caratteristica di questo progetto, che parte sostanzialmente da oggi. Abbiamo scelto di farlo partire proprio in questa giornata perché coincide anche con un'altra iniziativa che riguarda la città di Montelupo, che è Buongiorno Ceramica, un'iniziativa a livello nazionale che vede impegnate tutte le città che aderiscono all'Associazione Italiana Città della Ceramica. Quindi abbiamo scelto questa giornata per ospitare Ugo La Pietra, che è uno degli artisti invitati a Materia Prima, e Ugo Tonelli, che ne è il curatore. Ugo La Pietra, poi Marco Tonelli meglio di me illustrerà il suo lavoro e ci terrà stasera una sua conferenza parlandoci del suo lavoro, delle sue attività pregresse, e anche spero ci dica qualcosa sul progetto che realizzerà o che ha in mente di realizzare a Montelupo, un progetto che vedrà impegnati altri 11-12 artisti e che coinvolgerà quasi tutte le aziende del nostro territorio, che produrranno i progetti realizzati dagli artisti invitati e che poi saranno esposti nelle piazze della città e nelle strade della città di Montelupo, nonché al museo e al Palazzo Podestarile, a partire dalla primavera prossima. A Ugo La Pietra, che io ritengo uno degli artisti architetti più sensibili degli ultimi 50 anni in Italia, che ha saputo anticipare con il suo pensiero molti degli accadimenti che poi si sono avverati anche in questo paese e non solo. Mi riferisco in particolare al rapporto fra la progettazione artistica e per esempio la città. Io ricordo sempre a piacere il tema che lui propose, abitare la città, ed era un segnale interessante in quel momento, in quegli anni, siamo intorno agli anni 70, sul finire degli anni 70, quando ancora la disciplina urbanistica era una disciplina molto diciamo divulgata e affermata a livello di pubblicazione, di testi e di attività. Oggi quei pensieri di Ugo La Pietra si vede come
ci dimostrano quanto erano attuali, perché l'urbanistica ormai si è ridotta, o l'urbanistica delle città, a mero ammasso di regole che difficilmente dialogano con i bisogni dei cittadini e con dare una città che ancora riesce a sviluppare un tema che sia di carattere sociale. E purtroppo vediamo come invece il tema della città è sempre più presente e che anima, diciamo, anche manifestazioni che vediamo svilupparsi non solo in Italia ma anche in altri paesi toccati da eventi più dolorosi. E poi a Ugo La Pietra vorrei porre anche una richiesta, se potrà nella sua relazione toccare il tema della progettazione artistica legata al fatto a mano, perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore qui a Montelupo, dove con l'amministrazione comunale e anche con il gruppo Vitossi, insomma, vorremmo lavorare a una rifondazione di una scuola della ceramica che sia all'altezza dei tempi e che porti a Montelupo interessi e attenzioni di livello internazionale. Io chiudo qui anche perché i nostri due ospiti hanno problemi di orario con i treni per rientrare a Milano e a Mantova. Lascio la parola a Marco Tonelli per raccontare qualcosa sul progetto Materia Prima e per presentare al meglio il lavoro di Gola Pietra. Prego. Dunque, leggevo proprio in questi giorni che il padiglione cinese dell'Expo progettato da Libeskind è rivestito di circa 4.000 mattonelle di ceramica fatte da un'azienda di Casalgrande Padana. E qua siamo nell'azienda che ha prodotto, tra le varie cose, nel campo dell'innovazione tecnologica, il rivestimento dello shuttle, quindi una tecnologia di elevato potere propulsivo, questa volta nel vero senso della parola. Insomma, la ceramica non è soltanto la materia del ceramista, ma è una materia che ha una potenzialità di avveniristica legata al presente, alla contemporaneità, alla tecnologia, come tante altre materie. Quindi quando, durante i primi incontri con Luigi Olivieri, ci siamo messi a tavolino per cercare di capire che tipo di proposta sulla ceramica si poteva fare, mi è venuto spontaneo, occupandomi di arte contemporanea, di far sì che la ceramica fosse non una materia, ma fosse uno stimolo per parlare nel nostro tempo del nostro tempo attraverso la creatività di artisti e soprattutto attraverso le sinergie con le industrie del luogo, quindi con industrie artigiane, piccole, medie, grandi, con cui già abbiamo avuto degli incontri, no? Al museo, grazie alla mediazione della dottoressa Falteri, di Lorenzo Cianchi. Insomma, abbiamo veramente congegnato insieme, devo dire, a più menti, a più mani, a più voci, un progetto a cui abbiamo dato il nome di Materia Prima. Nel senso che poi ho scoperto, questo veramente l'ho scoperto strada facendo, correggimi Davide se sbaglio, che Adama in ebraico Adamo significa proprio argilla. Quindi la materia prima è veramente la materia prima, è l'argilla. Allora, al di là di queste incroci, è chiaro che per rendere la materia prima, la ceramica, una materia contemporanea, la nostra idea è stata quella, qui a Montelupo, di chiamare a raccolta una serie di artisti, che sono artisti che non lavorano necessariamente la ceramica, di farli incontrare il luogo, e genius loci è una parola che poi troveremo usata spesso e sviluppata da Ugo La Pietra, il luogo, la storia, la città, la tradizione, l'industria di Montelupo. E da questo è nato Materia Prima, che sostanzialmente in sintesi si sviluppa su due livelli. Uno sarà un livello storico, museografico. Cioè faremo nella sede del Palazzo Podestarile una mostra di 5 artisti che sono varie generazioni, che partono da Leoncillo, che è stato un po' il grande scultore che ha usato esclusivamente la ceramica in varie forme, ma ceramica, dal grès alla smaltata, alla terracotta, eccetera.
Leoncillo attraverso Spagnuolo, che è un po' il suo erede naturale, artista vivente, un grande scultore che utilizza acciai ma anche ceramica alla stessa maniera, poi via via Mainolfi, Cerone, è un artista ceramista straordinario morto abbastanza giovane, poi il giovane Giuseppe Ducrot, artisti, scultori soprattutto, che utilizzano anche la ceramica ma non esclusivamente, quindi un progetto di taglio storico sulla ceramica usata in maniera, se vogliamo, anche esistenziale. E poi, questa è la vera forse scommessa, e qui entra in gioco Ugo La Pietra come primo di una serie di interventi, chiamare a raccolta, 9 artisti saranno in tutto, da Ugo La Pietra ai più giovani Loris Cecchini, Mimmo Paladino, Fabrizio Palessi, che è un video artista, alla Betty Woodman, Gianni Sdrubali, che è un pittore che dovrebbe essere venuto oggi, ancora non lo vedo, ma è perso per le autostrade. Chiamare a raccolta 9 artisti, il giovane Perone, a realizzare delle opere qui a Montelupo per la città, che verranno esposte nello spazio esterno a partire da marzo, con una serie di complessità e strategie legate proprio a quello che sono le possibilità di produrre oggi ceramica contemporanea, scultura, arte a Montelupo, al di fuori delle logiche semplicemente artigianali o industriali, ecco, qualcosa che le unisca, che è un po', ecco, per arrivare alla pietra e dare poi la parola a lui, è quello che è il lavoro stesso su cui si fonda la poetica di Ugo La Pietra. È difficile definirlo architetto, designer, scultore, artista, professore, un ricercatore estetico, come lui stesso si definisce. Ecco, Ugo La Pietra credo che abbia a 360 gradi sperimentato la possibilità di applicare un discorso, un progetto al quotidiano, alla realtà, e quindi tutta la sua attività, che va dall'aver fondato e diretto riviste in Progettare in Più, ad aver gestito degli eventi legati all'arredo e alla contemporaneità come Abitare il Tempo, all'aver ideato mostre, partecipato a mostre in qualità di ideatore e di artista, la Biennale di Venezia, anche nella sezione addirittura cinema, quindi aver diretto anche dei film, la Triennale, è stato nella storica mostra del 72, New Domestic Landscape al MoMA, all'interno di esperienze radicali, no? Che hanno veramente fatto della ricerca artistica in quegli anni una punta d'eccellenza. Insomma, Ugo La Pietra è veramente un creativo nel senso più ampio della parola, quello che ha cercato nelle crepe della realtà, dei momenti in cui rompere l'abitudinarietà del discorso e provare e provocare nuovi discorsi. È stato anche uno che negli anni 70 aveva già immaginato quello che oggi noi lo facciamo attraverso tablet, internet, televisioni, connessioni in tempo reale tra il nostro ambiente privato e quello pubblico, e di rimando tra il pubblico e il privato. Insomma, credo che sia molto difficile condensare in 5 minuti una poetica che va veramente dal genius loci legato alla tradizione. Ha lavorato con la pietra leccese a Lecce, con il vetro di Murano a Murano, ha lavorato con la ceramica a Caltagirone, con il mosaico a Spilimbergo, lavorerà con la ceramica, con la terracotta qui a Montelupo, e quindi farà di Montelupo in qualche maniera una tappa anche del suo percorso. Io quindi lascerei la parola a Ugo La Pietra, col quale oggi abbiamo fatto una passeggiata per alcuni luoghi significativi di Montelupo. Non so se sarà già in grado, come vorrebbe Luigi Olivieri, di parlare del suo progetto a Montelupo, però insomma 2 o 3 idee gli son venute. E approfitto per ringraziare l'ospitalità di Bitossi e del museo Fondazione, che stanno permettendo, secondo me, un'avventura abbastanza innovativa per la città, pur se prende della città e della storia, della tradizione, tutto quello che già c'è. Non stiamo facendo altro che raccogliere tutto per creare qualcosa di nuovo. Ecco, questo progetto dolce, come definisce La Pietra, innovare la tradizione, credo che corrisponda in pieno allo spirito stesso del lavoro di La Pietra, che oggi in qualche maniera apre questo percorso di qui al marzo del 2020.
e 16. A te. Grazie. Grazie, io cercherò in tempi abbastanza brevi però di riuscire a conciliare questi due temi molto lontani tra di loro, sembrerebbe a prima vista, il problema della città e dell'abitare la città e il problema della ceramica che ci appartiene e in questo momento e ci è molto vicino. Ma queste due tematiche hanno dei punti di contatto interessanti. E incomincerei soltanto a dire la prima cosa, quella più banale. Da circa 50 anni e forse di più io mi sforzo di riuscire a far crescere un'area disciplinare che è quella dell'abitare, sì, progettare per abitare la città, perché in effetti gli architetti si occupano molto di architettura, è sempre più alte, sempre più estrose, sempre più spregiudicate, i designer pensano sempre di più ad oggetti per soddisfare le nostre piccole o grandi manie, gli artisti si sforzano in ogni modo per arrivare ad entrare all'interno del sistema dell'arte e quindi conquistare gli spazi dei musei, ma quasi nessuno, pochissimi, in qualche momento della storia hanno passata, si sono avvicinati a quella che è una grande area progettuale, che è quella del progetto per abitare lo spazio collettivo, quindi superare la dimensione dello spazio privato per invadere lo spazio collettivo e quindi sposare in qualche modo il concetto che abitare è essere ovunque a casa propria, vale a dire che l'abitare non è soltanto un fatto privato ma può essere sviluppato anche a livello di spazio pubblico. Quest'area disciplinare è ancora molto carente, siamo stati truffati negli anni Ottanta facendoci credere che era nata una disciplina che si chiamava arredo urbano, tutte le facoltà hanno riempito i loro spazi di dipartimenti, sono nati l'assessore all'arredo urbano, poi abbiamo scoperto che in effetti questi non facevano altro che fare fornitura stradale, spalletti, dissuasori, portarifiuti, eccetera, eccetera. L'arredo urbano è un'altra cosa, l'arredo urbano vuol dire praticamente dare alla città un'identità, riuscire a dare alle persone la possibilità di espandere la propria identità, proprio come noi facciamo nel nostro spazio privato, noi espandiamo la nostra identità, connotiamo il nostro spazio, riusciamo a dare valore e significato al luogo. È quello che tutto sommato bisognerebbe continuare a fare, certo. Qui in una piccola città come questa il tema è poco sentito, forse lo sentiamo molto di più a Milano e in altre città, però anche qui, voglio dire, anche qui ci sono queste esigenze, cioè quelle di riuscire a superare lo spazio privato per arrivare allo spazio pubblico. E questo è stato citato proprio, e sarò brevissimo, ne riporto solo due esempi. Proprio è stato detto che negli anni, proprio nel 71-72, io avevo fatto sì questo progetto, che era uno dei tanti progetti che indicano appunto questo bisogno di superare la barriera tra il privato e il pubblico, e collocavo nelle città una gabina che era, chiamavo videocomunicatore, dove si potevano lasciare degli messaggi audiovisivi e questi messaggi venivano poi recuperati a livello di spazio privato, e dallo spazio privato si andava allo spazio pubblico e questi spazi e questi messaggi dovevano e potevano anche essere collocati e trasmessi in grandi schermi all'interno della città. Questo è un progetto del 72 presentato al MoMA, certamente non è stato capito, oggi lo si capisce benissimo perché è un'anticipazione di quello che è stato poi internet, cioè la possibilità di comunicare indipendentemente da quello che ci viene imposto, persona a persona, luogo a persona, dal privato al pubblico e dal pubblico al privato. Questa diciamo necessità, che è una necessità ancora presente, perché ancora oggi è molto difficile vedere nelle nostre città degli strumenti di comunicazione, degli strumenti di informazione, qualcosa che ci fa capire che cosa dice la città, come ci parla, che cosa racconta sia del passato che del presente e per il futuro. Quindi è un argomento che è stato presente, lo porto qui come esempio,
soprattutto per farvi capire quanto ancora bisogna fare in questo senso. Se quello era un progetto del 71, oggi con le tecnologie che abbiamo potremmo fare molto e molto di più, però tutto questo ancora non è presente. E come non è presente e non è esplorato il tentativo di superare la barriera, dicevo, tra privato e pubblico. Questa era un'installazione che ho fatto in triennale addirittura nel 79, dove le persone si sedevano in questa piccola scenografia e venivano fotografate e risultavano nella foto metà nella strada, metà nella casa. Questo essere nelle due realtà è appunto il tema fondamentale di un'area disciplinare che non è mai stata esplorata e non è stata mai frequentata e che ha ancora bisogno di molto lavoro. Naturalmente in quest'area cosiddetta disciplinare, perché io credo ad un'area disciplinare fatta appunto anche di regole, di esplorazione, di ricerca, bisogna fare ancora molto. Bisogna fare per esempio anche delle semplici ricerche che ci fanno capire quali sono i temi sottesi a questa realtà. Una delle mie tante ricerche, abbastanza ironiche ma anche molto drammatiche nello stesso tempo, faceva vedere come la differenza che esistevano tra gli oggetti sofisticati disegnati da designer eccetera, che ci portiamo nella nostra casa, e invece la brutalità degli oggetti che arredano le nostre città. E quindi, per far vedere questa, confrontare queste due realtà, ho fotografato tutte le cose che trovavo nella città e le ho riprogettate come oggetti domestici, creando quindi un rapporto, diciamo, in qualche modo ironico, perché chiaramente si vede, l'ironia è visibile in questa specie di dissuasore che diventa poi una struttura per far giocare un bambino. Ecco, questo passaggio è per far vedere in modo molto evidente e anche violento, se volete, la differenza profonda che c'è tra l'arredo domestico e l'arredo urbano, al punto tale che ho realizzato per la metropolitana di Milano in quegli anni le palline stradali, quelle che venivano usate per mettere la segnaletica urbana, le ho fatte diventare degli oggetti luminosi come questi arcangeli. Insomma, in poche parole, cerco di introdurre un argomento che è quello della abitabilità e quindi di connotare e dare identità all'interno dello spazio. Tutto questo naturalmente si riallaccia ad un tema progettuale molto sentito proprio anche in questi tempi. È il progetto che in qualche modo fa riferimento a che cosa? Fa riferimento all'identità di un territorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in una situazione come questa, che voi tutti conoscete, che è quella di una società sempre più verso il grande fenomeno della globalizzazione, una delle risorse che noi abbiamo, una delle possibilità di affrontare questo grande problema che ci coinvolge tutti, è quella invece di cercare di trovare il modo di recuperare una progettualità legata alle risorse del territorio, cioè legata alle diversità, legata all'identità, quindi esaltando le identità, proprio come questa casa che sembra che è una casa che è fatta per esaltare l'identità di un territorio, è fatta tutta in piastrelle, è stata fatta in occasione e per esaltare il territorio di Imola, dove c'è questa produzione di ceramica industriale fatta tanti anni fa e che rappresenta appunto proprio questo tema, il tema della identità, il tema della abitabilità, fino al punto che alcuni oggetti che ho realizzato esprimono questa dimensione di invadere appunto lo spazio collettivo per farlo, trasformarlo quasi usando la provocazione, come in questo caso in Via della Spiga a Milano, una sorta di soggiorno, cioè a modello del soggiorno domestico. Quindi riproporre addirittura il modello del soggiorno fatto di una poltrona, divano, tavolino, eccetera, eccetera, come in questo caso a Lecce, con la pietra leccese, cercando di riproporre il modello del soggiorno domestico.
Questo è il tema che io vorrevo proporre qui oggi, appunto quello di cercare di capire come uno spazio urbano, uno spazio collettivo, possa esprimere l'identità della collettività, la sua storia, il suo valore, la sua diversità. Questo succede raramente, ma potrebbe succedere sempre di più se l'attenzione del progettista fosse sempre più orientata in questo senso. Come in questo caso, per esempio, in una città che vi è quasi gemella in qualche modo, perché è Caltagirone. Caltagirone è una città che ha una sua forte identità ed è forse quella più interessante tra tutte da usare come esempio, non solo perché ancora oggi, curiosamente, malgrado la crisi totale di quelle che sono le nostre aree di ceramica, che non sono ormai più rappresentate, pensate a cos'era Nove una volta, cos'era Albissola, eccetera, non c'è quasi più niente. Ma a Caltagirone ci sono ancora ben 250 ceramisti con strutture abbastanza importanti e quasi tutti che lavorano abbastanza bene. Bene, loro avevano un grande parco con un muro che lo circondava. La proposta che io ho fatto è di riuscire a realizzare questo muro che riprendeva un po' le partiture degli edifici, porte, finestre, eccetera, e dando ad ogni partitura la disponibilità per ogni partitura l'ho data a tutta una serie di ceramisti tra i più famosi, da naturalmente come si chiama? Era così famoso che me lo sono già dimenticato. Caruso, eccetera, insomma, i migliori, cioè in ogni porta, in ogni finestra, eccetera, abbiamo realizzato una serie di citazioni per ogni autore, creando una sorta di omaggio a Caltagirone come la città della ceramica, dove questa specie di piccolo museo all'aperto, nel senso che sulla strada, raccoglie appunto gli esempi di molti ceramisti, e quindi un omaggio alla città. Questo per dire che questa pratica mi sembra molto interessante, perché spostando l'attenzione da Caltagirone, per esempio, ad un'altra città che è Spilimbergo, che è su vicino Udine, se noi entriamo a Spilimbergo scopriamo che la città che è la più importante produttrice di mosaico artigianale artistico del mondo, perché fornisce tutte le realtà anche del Medio Oriente, eccetera, la città non esprime minimamente questa identità, cioè non riesce a raccontarsi, non riesce a espandere e a definirsi in termini di identità. Ecco, questo è un tema che secondo me invece potrebbe aiutare proprio il progettista, colui che si occupa o che si occuperà nel futuro di creare qualche cosa per l'abitare, per dare abitabilità allo spazio, e ripeto, abitare vuol dire connotare lo spazio, cioè c'è una profonda differenza tra usare uno spazio e l'abitarlo. Si usa la camera d'albergo, si abita il proprio spazio domestico. La differenza è profonda. Nella camera d'albergo ci sono tutte le attrezzature adeguate, ma noi non espandiamo la nostra personalità. Nella camera invece del nostro spazio domestico noi espandiamo, la connotiamo. Tutti voi sicuramente avrete visto il film di Totò Peppino e la mala femmina, quando Totò e Peppino arrivano a Milano perché vanno a cercare il proprio nipote, vanno in un albergo e la prima cosa che fanno, essendo due contadini, cominciano a tirare dei fili, appendono i salami, tirano fuori la gallina, eccetera, eccetera, e cercano di dare senso e identità a quel luogo che non gli apparteneva, riportando la loro cultura che era quella contadina. Allora questo è il processo che noi dovremmo stimolare, noi diciamo creativi, e noi dovremmo portarlo avanti cercando di esaltare queste identità. E se io devo fare, come in questo caso, ho fatto un giardino all'italiana, e siccome l'ho fatto naturalmente sponsorizzato dai piastrellisti di Imola, l'ho fatto tutto usando delle piastrelle industriali. Questo per dire che
il genius loci, la diversità, l'identità è la cosa che noi dobbiamo cercare di sviluppare. Ma l'altro argomento che voglio introdurre, ma ci sta benissimo, è quello per cui di un percorso che ho fatto all'inizio dagli anni Ottanta ad oggi, quando praticamente la Federlegno, di cui ero un consulente, mi ha raccontato una cosa interessante, molto curiosa. Mi ha detto: guarda che noi abbiamo un problema grosso, la Federlegno tiene insieme tutte le aziende, naturalmente voi sapete, e abbiamo noi l'80% della produzione del mobile e degli oggetti in Italia è classico, in stile. Non sappiamo cosa farne di tutto questo, perché vengono, il mondo del design li disprezza, li considera dei falsari, noi non abbiamo nemmeno la possibilità di inserirli spesso nelle fiere, li mettiamo in zone separate, insomma sono una grande risorsa dal punto di vista economico, però voglio dire, per il mondo del design. E allora a quel punto ho iniziato nel 1980, famoso artista designer, chiamatemi come voi volete, conosciuto soprattutto perché mi occupavo di problemi legati all'alta tecnologia, mi chiamavano quello della telematica, mi sono introdotto in un mondo assolutamente misterioso e sotterraneo, che era quello di coloro che producevano, dagli oggetti, dalle ceramiche di Deruta ai mobili della Brianza, producevano oggetti classici in stile, quelli che praticamente vengono considerate venivano considerate appunto opere quasi dei falsari, cioè rifacevano delle cose del passato. Ebbene, quella realtà lì, così disprezzata, così emarginata, però era una realtà che conservava un bene preziosissimo. Un bene che noi designer o architetti radicali già negli anni 60 avevamo esaltato, dicendo che ci eravamo appassionati soprattutto a quella realtà che era contraria e lontana a quello che chiamavamo in modo dispregiativo l'internazionalismo dell'architettura, quella che rifaceva le cose tutte uguali sia a Milano che al Cairo che a Tokyo. Noi eravamo quelli che avevamo fondato addirittura una scuola nel 72 parlando di cultura materiale. Ebbene, sono entrato in quella realtà all'80% di una produzione nel nostro territorio che era tutta fatta di quelle cose lì, cioè fatta di cose orride, perché venivano considerate naturalmente fatte senza progetto, ma di altissimo livello fattuale, artigianale, dove si facevano ancora tutto il mosaico come si faceva, lo facevano nel periodo dei bizantini, piuttosto che l'alabastro come li facevano gli antichi etruschi, eccetera. Però tutti questi valori, tutti questi grandi valori erano sommersi e disprezzati, e da decenni il mondo del design addirittura li ignorava, perché fare un oggetto nel mondo dell'artigianato voleva dire non guadagnare niente, non c'erano le royalty, eccetera eccetera. Allora ho cominciato questo pellegrinaggio che dura ancora oggi, facendo un'operazione molto particolare, che è un po' diversa da quella illuminata che ha fatto Bitossi. Non vorrei che fosse chiaro e che non ci fosse una confusione. Io ho portato il progetto all'interno delle realtà che da decenni nessuno portava. E portavo però questo progetto, non il mio progetto, portavo il progetto... Questo avete visto, l'avete riconosciuto, è il bucero di Todi, questo avete riconosciuto è la ceramica di Caltagirone, questo l'avete riconosciuto è la ceramica di Faenza. Io portavo un progetto che ho sempre chiamato dolce, che è un progetto non traumatico, cioè che entravo nella bottega dell'artigiano e vedevo quello che lui faceva da sempre e non gli dicevo: allora adesso tu lascia stare quelle schifezze, fai questa cosa qui che è molto più bella e molto più contemporanea. No, io cercavo di fare di piccoli spostamenti per riuscire a mantenere la realtà di quella della piccola realtà che poteva continuare e non creare un trauma all'interno di quella produzione. Questo progetto dolce, questo progetto che il designer non ha mai saputo fare e che ho fatto solo io,
per 40 anni quasi, è riconoscibile da una cosa molto semplice. Basterebbe, voi qualcuno ha visto la mia mostra in Triennale, e quando chiedevo alle persone che vedevano tutte le mie ceramiche, il mio alabastro, eccetera, eccetera, chiedevo sempre, ma le vedete questi oggetti? Bene, ditemi di chi sono. Di chi? Dicevano, no, non sono miei. Questi non sono dei miei oggetti. Questi non possono essere dei miei oggetti. Guardiamoli bene. Questo non è un mio oggetto. Questo è anche il mio oggetto. Perché se questo oggetto è stato fatto da uno che ha mosso le mani, che ha portato un suo contributo evidentemente chiaro di qualità, ma anche di tradizione in qualche modo, pensiamo al verde ramino di Vietri sul Mare, che qui è ben visibile, è chiaro che questo oggetto non è mio, ma è anche mio. È un oggetto fatto da tutti e due. E infatti basta girare questo oggetto, troverete il mio nome, il nome dell'artigiano e il nome del territorio. Cioè questi oggetti appartengono a una realtà di pensiero e di progetto e in qualche modo di ricerca, in cui vengono definiti tre valori importanti. Il luogo d'origine, la firma di chi l'ha pensato, ma anche di quello che l'ha realizzato. Quel qualcosa che in Italia non si è mai fatto e che invece in tutto il mondo, il craft, da quello degli Stati Uniti all'Europa, al Giappone, invece questo è sempre stato definito. Cioè il valore di colui che fa la cosa è un valore riconosciuto, riconoscibile come valore. E questo fatto, naturalmente, noi non abbiamo questa abitudine. Ecco, noi conosciamo abbiamo tanti amici, lui lo sa, cioè Ordalisi è un grande designer conosciuto in tutto il mondo, nessuno conosce il lattoniere che ha fatto tutti i pezzi di Dalisi, eccetera, eccetera. Potrei farvi centinaia di questi esempi. Invece quello che noi, o che io ho cercato di portare, è quello di riuscire a far quello che faceva Ponti, poi alla fine non ho inventato niente, Ponti, se qualcuno si ricorda, Ponti ha lavorato con De Poli facendo degli oggetti in rame smaltato e De Poli poi ha continuato però a fare questi oggetti e li ha fatti sempre anche lui belli. E adesso c'è un'allieva di De Poli che a Verona fa ancora degli oggetti con rame smaltato molto belli. Ma Ponti faceva le cose con Fornasetti e li ha fatti diventare, Fornasetti l'ha fatto diventare anche un bravo, perché faceva delle cose con lui, ma le facevano insieme, li firmavano insieme, come con Sabatini, quell'argentiere, eccetera. Quindi, voglio dire, questo è il lavoro spesso che noi dovremmo fare. Perché dobbiamo fare questo lavoro? Mi sono posto questo problema. Perché mi sono reso conto che il mondo del design italiano aveva addirittura abbandonato tutta la realtà artigianale della fattualità e dell'uso dei materiali, eccetera, eccetera, creando una sorta di frattura o comunque una sempre barriera, parlando sempre di barriera, nei confronti di una realtà che noi non frequentiamo e non frequentiamo ancora più, cioè rispetto al craft europeo o degli altri stati occidentali noi siamo indietro di molto. Allora questi oggetti, che come vedete sono chiaramente l'espressione di un territorio, vedete il segno popolaresco in qualche modo di queste donnine, il verde ramino, il modo di realizzare queste cose, è un mio disegno, certo, ma c'è dentro tutta la realtà e la storia di quei signori tedeschi che negli anni 20 sono scesi a Vietri e hanno detto: noi adesso noi dobbiamo progettare qualcosa, ma non sappiamo cosa fare. Ci piacerebbe fare delle botteghe artigiane di ceramica, ma cosa proponiamo? Cosa ci inventiamo? Beh, erano amanti del Mediterraneo e del mare, e questi tedeschi hanno detto: vabbè, bisognerebbe trovare qualche segno dell'identità di questo territorio, bisognerebbe dare qualche valore a questa realtà. Si sono posti questo problema, hanno fatto per un anno il giro di tutto il Mediterraneo, dalla Turchia alla Spagna, al Marocco, eccetera, eccetera, e sono tornati finalmente con un segno. Il segno.
hanno visto che dove, ovunque dove andavano trovavano sempre l'asinello, perché tutta la, la cultura, diciamo, di questi territori è una cultura legata alla coltivazione, all'agricoltura, dove l'asino era l'elemento fondamentale. E così l'asinello è diventato il simbolo di Vietri sul Mare. Ancora oggi si vendono quintali di asinelli a Vietri sul Mare. E questa è una versione, l'ultima, diciamo, versione del, dell'asinello di Vietri sul Mare, fatta da me alcuni anni fa. Ecco, questo, questo senso del rapporto col territorio, questo senso di usare un colore come il bruno manganese, che non si usa più ad Albissola, che è un colore bellissimo, cupo, intenso, eccetera, è una, sono quelle esplorazioni, quel tentativo di entrare in una dimensione reale di un territorio e fare qualcosa. È un po' quello che potrebbe fare l'architetto, come un grande architetto che abbiamo di fronte, che il giorno in cui gli dicono finalmente di fare un edificio a Milano, lui, seguendo l'insegnamento di Ugo La Pietra, 10 anni ce l'ho di più, posso dire che ho insegnato, che posso insegnarti qualcosa, dice: ma come dice Ugo La Pietra? Io so cosa devo fare a Milano. Perché? Perché conosco bene il genio Sloci di Milano. Milano è una città orizzontale da sempre ed è una città delle acque. Quindi mi guarderò bene di fare un grattacielo, non lo farò mai. E metterò e cercherò invece di portare in evidenza questo valore, che è un valore di altissimo livello, perché l'acqua a Milano non solo è buonissima, ma ce n'è anche tanta. E quindi questi due valori sono quelli su cui io posso, devo lavorare. E questo è quello che noi dobbiamo fare per cercare di vivere e di contrastare il mondo della globalizzazione. Questo è il mio piccolo contributo, insegnamento. Insomma, questo, ecco, questo è un salvadanaio che ho fatto ad Albissola, usando il blu di Albissola, e cercando di immaginare che questo oggetto fosse molto gradito ai liguri, che sono sempre dei grandi risparmiatori. Ecco, e quindi è come questa Madonnina che si mette dentro nelle case del Savonese, eccetera. Quindi questa è la realtà che io identifico come realtà legata al territorio. E allora, se così deve essere, quando io devo entrare nello spazio urbano per cercare di collocare e di fare qualcosa che in qualche modo rappresenti l'identità di quel luogo, di quelle persone, di quella identità, di quella comunità, io devo cercare di capire, non ci vuole molto, se io vado a Cattolica nella costa romagnola e c'è un'isola pedonale dove ho la possibilità di fare qualche cosa, io non metterò la mia opera d'arte come fa Pomodoro, che mette la sua palla per esaltare la propria identità. Io non metterò della fornitura stradale come fa il designer, che pensa di poter vendere 200 dissuasori di sosta e prendere qualche royalty. Io non farò queste cose, io farò qualcosa che non è così ben definita. Ditemi che cos'è questa cosa qua. Questo è il monumento alla balnearità, è semplicemente una grande onda con una bagnante. Questa è l'espressione di un territorio, lì c'è la cultura balneare, tutti lo sanno, la gente vive da sempre su quella realtà, ci vive, ci mangia e ci dorme. E questa realtà è anche l'espressione non solo di un comportamento di un gruppo sociale, ma intorno a questa realtà esiste anche una cultura materiale che la sorregge. Per esempio c'è il mosaico di Ravenna che è lì a fianco, c'è la ceramica di Faenza che è lì ancora a fianco. Allora ecco che questo monumento non solo racconta l'identità di un territorio, ma ne prende le risorse, quelle. Il simbolo del mare, che è la tartaruga, il mosaico, che è il mosaico di Ravenna, eccetera. Allora posso dire che questo segno fatto in mosaico, che introduce una via dello shopping, come in tutti i luoghi balneari la gente fa pure lo shopping, ed è fatto con un costume da bagno fatto in mosaico da un artigiano di Ravenna, e questo è il territorio. Questo è perché c'è una fontana
con quattro gambe perché è intitolata Quattro passi di danza perché ci sono tante discoteche. Ecco, allora questo io credo che possa essere il modello di pensiero e di progetto che, adesso vado veloce perché cerco di farvi vedere tutto quello che posso, poi dopo mi fermo, però ecco, non va più, però ecco, vabbè, vado veloce. Ecco, perché la ceramica può raccontare, come avete visto, tutto e tanto. Ecco perché in questo momento io sono felice di essere qui, perché sono felice di poter parlare delle due cose che mi hanno appassionato per tutta la vita, gli ultimi anni della mia vita, ho fatto tante altre cose, ma da una parte parlare di abitare la città e dall'altra parlare di ceramica e quanto la ceramica può essere espressione di tutti i temi che noi in questo momento soffriamo. Per esempio, questa è un'installazione, faccio vedere come si può raccontare l'unità del Mediterraneo, come voi sapete che in questo momento non è poi così unita e tutte le nazioni del Mediterraneo sono tutte rappresentate in tanti vasi separati e l'unità in quel grande vaso è invece è rovesciato e distrutto perché ancora siamo molto lontani da questa unità, eccetera. Queste sono le installazioni storiche che però non ve le voglio raccontare. Invece voglio cercare di affrontare e avvicinarmi ai temi che vi sono più cari e vicini. E uno che mi avete sollecitato in questo momento è, guarda caso, è uno che anche un altro tema che mi piace molto e che è quello della didattica. Qualcuno ha detto, ma a noi, come in tanti altri posti, vorremmo fare qualche cosa a livello didattico. Voi sapete benissimo che noi in Italia non abbiamo più nessun laboratorio. Voi sapete benissimo che 2 anni fa la riforma Gelmini ha tolto tutti i laboratori, dagli ultimi laboratori esistenti in Italia, negli istituti d'arte. Quindi non abbiamo più una scuola con i laboratori. Quindi si tratta oggi di rimboccarci le maniche e occuparci noi nel senso i privati, come ci sono stati nel passato, si devono occupare anche di queste cose. Perché per quanto riguarda la cultura del fare, noi in Italia abbiamo perso tutto, tutti i valori. Vendetene conto, poi noi che siamo più vecchi lo sappiamo di più, perché io ho conosciuto i miei nonni, all'epoca dei miei nonni, tutti gli italiani sapevano cantare, suonare e fare delle cose. Io non mi chiamo La Pietra, nel mio paese mi hanno chiamato per anni Drin Drin, la mia famiglia, perché tutti suonavano chitarra e mandolino. Allora, se voi comprate un disco di musica jazz degli anni 30, vedrete che ci sono tutti dei nomi di signori che suonano la musica e sono tutti neri, ma ce n'è quasi sempre uno o due italiani, perché gli italiani migranti quando andavano fuori suonavano comunque tutti i paesi avevano la banda e tutti suonavano qualcosa. Insomma, noi abbiamo perso questi valori, si tratta di recuperarli se ce la facciamo, se vogliamo farlo. E una delle cose è chiaramente anche quello di fare dei laboratori, fare delle scuole. Le scuole devono essere tutte rifondate. Credo che è un lavoro che debbano fare i privati. Credo che dei privati illuminati, come potrebbe essere, dico, Bitossi, che ha fatto tanto per questo territorio e per il suo lavoro, potrebbe anche essere la persona che sostituisce quelle istituzioni che non hanno... che ci hanno smantellato tutta questa realtà. Cioè, effettivamente oggi bisogna dire che non ci manca moltissimo, da una parte, quei laboratori che aiutavano a rinnovare le cosiddette generazioni, ma che erano diventati anche laboratori negli istituti d'arte molto depressi, tra virgolette, perché erano soltanto per laboratori, in qualche modo scuole che formavano il garzone di bottega, quindi una figura diciamo povera, una figura senza la cultura del progetto. Quello che invece noi dobbiamo cercare di portare e di arrivare a delle scuole che abbiano queste due componenti e non solo quella della manualità, della fattualità, che ancora oggi, fino a ieri c'era una scuola bellissima a Caltagirone che riforniva di nuove generazioni i famosi 250 botteghe artigiane. Adesso quella scuola l'hanno chiusa, una scuola bellissima,
Ecco, allora non avranno più nemmeno qui i garzoni di bottega. Quindi, ma noi dobbiamo guardare oltre e dire no, adesso quello lo facevano una volta. Adesso invece noi dobbiamo guardare il e portare il progetto e la cultura del progetto, la cultura del fare, le due cose che spesso in Italia non sono state mai valorizzate abbastanza bene, e tutti sanno che da sempre, dalla riforma Gentili, l'Italia è sempre stata più spostata verso la realtà umanistica, tant'è vero che le accademie di musica e l'accademia di belle arti sono sempre state due accademie secondarie rispetto all'università. Quello della scuola è una cosa che mi ha appassionato molto negli ultimi anni. Io ho fondato un dipartimento all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Brera, che c'era stata questa opportunità, e il dipartimento che ho fondato si chiamava di progettazione artistica per l'impresa. Noterete, non c'era né la parola design né la parola industriale, perché io penso che la progettazione artistica debba avvenire per l'impresa, ma non definendo a monte qual è l'impresa. L'impresa può essere anche la propria impresa, e questo si chiama autoproduzione. L'impresa può essere anche un'impresa artigiana, quello che il designer ha sempre ignorato e disprezzato. L'impresa può essere anche il fruttivendolo sotto casa, che ha bisogno di un progetto per risolvere la sua comunicazione, eccetera. Quindi il problema dell'impresa è importante da lasciarla aperta, come è importante lasciare aperto nel metodo cosiddetto progettuale. Una delle più importanti, forse, innovazioni che ho portato all'interno di questo dipartimento è che le materie fondamentali, le prime materie fondamentali di questo corso, si chiamavano risorse del territorio. Vale a dire, prima di progettare qualsiasi cosa, bisogna guardare il proprio territorio, guardare le risorse, che però non sempre sono così evidenti, come, non so, se uno va a Lecce scopre che ci sono tante cave di pietra leccese e si vede che c'è una risorsa fisica ben precisa, però le risorse sono anche molto sotterranee, sono anche più profonde, si tratta di fare dei grandi carotaggi, scoprire queste risorse e da queste fare impresa. È quello che io insegnavo ai miei studenti a Palermo, i quali invece purtroppo hanno continuato a voler fare gli emigranti, cioè appena si laureavano dovevano partire per la Mecca del design e venivano tutti a Milano, vendevano gli aranceti del proprio padre e fuggivano verso Milano. E io gli dicevo: no, dovete guardare il vostro territorio e scoprite queste risorse, che le avete senz'altro, non sono così superficiali, ma poi una volta scoperte potete anche lavorare a livello di impresa. Allora ecco che la scuola, oltre ad essere una scuola che parla di progetto e parla quindi di cultura del progetto, parla di cultura del fare, deve essere una scuola che guarda le risorse del territorio, perché deve partire non ho una bella idea per un bel vaso, ho visto che si può vendere una certa cosa in un certo modo, in un certo luogo, ho scoperto che in Italia esistono centinaia e centinaia di musei dove nessun direttore di museo, dopo la legge Ronchey, ha mai attivato nulla per fare il merchandising museale. Nulla. Allora ho scoperto un sistema di vendita diffuso su tutto il territorio molto interessante, che potrebbe dare occasione di progetto a giovani progettisti e artisti e occasione di realizzazione alle strutture artigiane per fare un nostro prodotto di merchandising da vendere e da dare finalmente a questi musei che piangono miseria tutti i giorni, e fare come fa il Metropolitan Museum, che da anni vive di merchandising, perché tre piani sotto il Metropolitan ci sono laboratori dove c'è gente che continua a fare gli oggetti che poi vendono, capito? Allora dico, questo è fare la scuola giusta, e non solo fare una scuola così poetica, diciamo, ho dei professori che sono
dei grandi poeti che sanno fare delle cose fantasiose, ma no, bisogna partire sempre invece dal fondo, cioè esattamente dall'opposto di quello che... Insomma, questo sarebbe il mio modo di insegnare, il mio modo di comunicare e di pensare alla scuola in questo senso. Questo per rispondere a un invito che mi è stato fatto dicendo ma la scuola. E la scuola si può dire, si può fare ancora molto, si deve fare tutto, anzi. E così come si deve fare tutto, è per quello che io quando faccio le mie cosiddette conversazioni o lezioni con gli studenti, anche con i giovani, dopo avergli raccontato i disastri delle nostre società, della nostra città, eccetera, eccetera, e averli depressi molto, gli dico adesso ci fermiamo un momento. È vero che è tutta merda, però proprio per questo abbiamo una grande... Io adesso vi comunico tutto l'entusiasmo che ho avuto io nella vita e che continuo ad avere, perché proprio perché c'è poco o niente, dobbiamo fare molto e c'è ancora molto da fare. Quindi per i giovani in questo momento è il momento, diciamo, di grande entusiasmo. Ho citato la cosa più elementare come il discorso del merchandising, ma per un giovane, per delle persone, ma bisogna farlo bene. C'è chi l'ha fatto qui in Toscana, un'operazione del genere, ha fatto un disastro, non voglio citare nemmeno i nomi e i cognomi. Ecco, allora, qui il problema è, non è che... quindi il problema è di riuscire a fare bene le cose, e perché naturalmente il problema del merchandising, come qualcuno di voi sa, tra l'altro è un problema non facile, perché chi fa entra nei musei a vendere le cose, anche con la legge Ronchey che consente di vendere non solo i libri ma anche gli oggetti, questi oggetti come vengono fatti? Chi vince le cordate per entrare a vendere le cose nei musei sono le case editrici, quelle che da sempre fanno i libri, i cataloghi, eccetera, eccetera. Quelle case editrici che non hanno nessun né interesse, né capacità, né attitudine per fare gli imprenditori e vendere degli oggetti. Quindi mettono lì i loro cataloghi e poi vanno a comprare in qualsiasi luogo delle borsette, e se il museo si chiama Triennale, faccio un esempio, ci mettono una T sopra e hanno fatto il merchandising. Quindi non è così. Allora, tutto questo è uno dei 2000 temi su cui io potrei intrattenervi per le cose per le cose da fare, e introducendo anche tutto l'entusiasmo che io ho sempre avuto e continuo a avere per dire quante cose belle e interessanti si possono ancora fare. Cominciando anche dal tema nostro di oggi, cominciando, bisogna dire, la città oggi. Chi si occupa di questo spazio cosiddetto collettivo? Nessuno. Perché? Perché non esiste nemmeno uno straccio di ambito disciplinare che dice va bene, noi studiamo, parliamo, progettiamo per lo spazio collettivo. Per lo spazio collettivo è una cosa che non appartiene a nessuno. E quelle poche persone che magari si occupano di questo materiale, di questi materiali, sono quelli che per esempio usano il verde in modo improprio, nel modo più brutale. Da noi, i nostri progettisti, sono persone che il verde una volta era il luogo più sacro, più bello, pieno di ninfe e di genius loci stupendi, dove la spiritualità si era alzata e si era elevata nei secoli. Oggi il verde è fatto così, ve lo racconto in 3 battute, così vi fate anche una risata. Allora, c'è la signora che ha finito un arredamento, l'architetto gli ha fatto un bel arredamento. La signora va a vedere l'arredamento e dice, ma che bello arredamento. Però l'architetto, quell'angolo non è risolto. Signora, ci mettiamo una bella pianta. Poi c'è il condomino che fa una riunione di condomini. Ma questa casa signorile, così bella, così importante, però è così rovinata, nel cortile è pieno di bidoni di spazzatura. Ci mettiamo un bel separé di verde, eccetera, eccetera. Poi c'è quell'architetto che fa un'architettura un po' bruttina, dice, vabbè, ci metto su un po' di piante. Lui sa chi è ludo.
E risolve, insomma, il verde che risolve, ma il verde deve risolvere il verde, è diventato un materiale per risolvere le nostre magagne, i nostri errori, i nostri difetti. Eh no, non va bene. Allora, come vedete, indignarsi è bene, ma anche poi pensare a fare delle cose belle. Allora, io ho fatto ultimamente un libro dove c'è la parte indignante o indignata e la parte in cui faccio vedere come invece si potrebbe godere di un verde che è un materiale non così facilmente manipolabile. L'architetto è disinvolto, lui dice metto le piante, lui non capisce che la pianta è una cosa viva che si trasforma, si evolve, che vince sempre sull'architettura, è la pianta che frega l'architettura, non il contrario. Quindi l'architetto, che è un po' megalomane, usa le piante con molta disinvoltura. E anche questo bisogna stare attento. Allora, questi sono i miei piccoli o grandi insegnamenti che in tutta la vita mi hanno fatto diventare la persona più ironica, perché chiaramente poi bisogna riderci sopra, perché sennò ci si spara una pistolettata nel cervello, invece no. Bisogna riceverci sopra, bisogna ironizzare, bisogna decodificare e bisogna ripensare a tante cose, e ne abbiamo moltissime da fare. Poi voglio chiudere facendo naturalmente una riflessione, perché va fatta, di questa mia visita. Ho notato con piacere naturalmente due o tre cose, perché io sono un criticone, ma sono anche uno che sa apprezzare le cose. Per esempio, ho notato che in questa cittadina ci sono delle presenze simboliche, ma molto, molto utili e interessanti, come le grandi giare collocate qua e là, che ricordano appunto questa grande tradizione e sono oggetti sempre molto apprezzabili, perché non hanno nulla né di volgare né di esagerato, eccetera. E quindi sono cose che ho riconosciuto come elementi interessanti. Non posso non fare a meno naturalmente di riconoscere il valore di tutto quello che Vitozzi ha fatto rispetto al mondo del design, realizzando collezioni strepitose di alcuni designer, ma ho voluto però far notare come questo lavoro, questo metodo è diverso, non è che sia né meglio né peggio, è diverso da quello che io ho usato quando mi sono mosso nelle aree artigiane, laddove c'era un mondo che produceva certe cose e che aveva una resistenza nei confronti di quello che poteva essere l'innovazione o il progetto contemporaneo, e quindi ho dovuto fare un'operazione lenta, quasi sotterranea, per far emergere questi valori. Quindi in questo senso mi sento, rispetto a un Vitozzi, mi sento potrei dire il parente povero che si è mosso in una realtà dove invece esisteva la cultura del progetto che andava a braccetto con la cultura del fare. Quindi in questo senso mi trovo ad apprezzare tutto questo e non aver avuto la fortuna di praticarla in qualche modo, ma ho fatto altre cose. In questo senso io quindi credo di aver finito, però siccome abbiamo detto che alle 7 noi dobbiamo scappare, ci abbiamo ben 10 minuti perché possiate fare tutte le domande, anche le più stravaganti, perché così io sono contento, torno a Milano avendo avuto un minimo di reazione da un pubblico che si dimostra attento, perché se mi fa la domanda vuol dire che è stato attento. Dai, fatemi le domande. E questo battito di mano vuol dire che la domanda non c'è. Cioè... Ci sono domande, c'è qualcuno che vuole rispondere? Io l'avevo posta prima, per cui ho avuto piena risposta, e credo che però Ugo La Pietra stasera ci ha dato spunti di riflessione per tutti, per l'amministrazione, per la fondazione, per gli imprenditori e per tutti coloro che
che hanno a cuore questo territorio. Se ci sono altre, c'è la voglia di fare qualche domanda, se no si dà la parola al sindaco e conclude la serata e poi lasciamo liberi i nostri ospiti. Vabbè, allora, visto che nessuno interviene, io do la parola a Paolo Masetti per il saluto finale e mi congedo anch'io ringraziando i Tossi e Guido per l'ospitalità e spero che per il futuro ci sia anche altre occasioni per fare qualcosa insieme fra la Fondazione del Museo e il gruppo stesso. Allora, buonasera, visto che i convogli ferroviari incombono, il mio sarà un saluto molto veloce. Intanto il saluto della comunità, per questa è un'iniziativa a cui abbiamo tenuto molto e teniamo molto. Ringrazio per l'ospitalità, perché qui siamo ospiti di una realtà importante del nostro territorio. È un'iniziativa particolarmente importante che si inserisce, lo chiamo in modo improprio, in un bel contenitore, lo ricordava prima l'architetto Olivieri. Buongiorno ceramica, 37 città stamani si sono svegliate con il grido della ceramica, quasi un invito a far sì che la ceramica diventi un qualcosa di dinamico, un qualcosa non di autoreferenziale, ma un qualcosa che cresca, che si alimenti e che alimenti in questo modo anche l'identità di un territorio. Identità che nel nostro paese è molto forte, ma che va ulteriormente alimentata, e questa è l'intento delle iniziative che anche la nostra fondazione sta portando avanti, aumentare quell'identità che fatalmente, se non viene alimentata, si perde nel tempo. Un'iniziativa importante che ingloba, uso un altro termine improprio, altre iniziative che sono storiche del territorio, quasi a ricordare che la ceramica non è di un luogo, ma è di tanti luoghi, declinata in decine di modi diverse, declinata con sensibilità completamente diverse, ma tutte con un fil rouge, con un filo comune che lega, unisce come una grande ragnatela il nostro paese a grandi tradizioni in questo senso. È importante essere qui, è importante per questa iniziativa che è su livello nazionale ed sta avendo un grande successo. Tutte le 37 città che stanno partecipando a questa iniziativa stanno avendo già ritorni importanti nel primo giorno della sua effettuazione. È un'iniziativa che dovrà diventare un'iniziativa che si ripete negli anni e che dovrà in qualche modo unire i nostri territori, come ho già detto. È importante essere qui anche perché, ringrazio di nuovo per l'ospitalità, perché qui abbiamo delle realtà importanti, abbiamo il museo, il MAB, il cosiddetto museo della ceramica, che ha anche altri aspetti al suo interno, ma che ha un po' la memoria storica, che ha il compito di garantire la memoria storica, potrebbe forse farlo ancora meglio, ci sono molti margini di miglioramento in questo senso. Qui invece è la parte più relativa simbolicamente e anche di fatto relativa al design, all'attività produttiva, e fra questi due soggetti, fra queste due realtà c'è un intento comune che è quello di portare la ceramica e di far rinascere, di far rivivere la ceramica come confà ad un materiale così duttile e così importante. Io porto i saluti dell'amministrazione, della comunità, e faccio in particolare gli auguri per i fantastici 92 anni del nostro, mi permetto di chiamarlo così, Vittoriano Bitossi, che è un personaggio strategico, importante, fondamentale della realtà montelupina. E porto i saluti quindi a voi tutti, mi auguro che questi giorni di Buongiorno Ceramica siano giorni che in qualche modo fanno crescere una pianta che diventi sempre più forte, diventi sempre più solida e robusta, e che la ceramica negli anni prossimi, e noi ci stiamo muovendo in questo senso insieme alla Fondazione Museo, insieme a tutti i soggetti, ai ceramisti, a tutte le aziende del territorio, diventi il ancora più importante di quanto non lo è per la nostra identità culturale. Grazie, buon proseguimento. Visto il personaggio, se no lui va via arrabbiato.
perché non abbiamo fatto domande, però è stato, devo dire che io non la conoscevo personalmente, però i Montelupini più in là con gli anni non so se hanno scorto quello che ho visto io. Sembrava di parlare con Aldo e col suo amico Ettore, certi spunti non solo per i baffi ma per la rivoluzione che ha dentro questo giovane signore. E quindi la ringrazio perché, innanzitutto perché è un amante della ceramica, ma non solo questa ceramica, le piastrelle, che nessuno vuole capire ancora, perché il problema di voi architetti, oltre quello di far belle o far brutte le città, è quello tante volte di non conoscere i materiali. Ora i giovani si pensa che studino, però quante volte un architetto non sa come è fatta una piastrella? Io ho rimodernizzato casa mia con una piccola aggiunta fatta da Ettore Sozzas, e ancora c'è qualcuno che guarda e dice: bella, dove l'hai trovata questa cava di Santa Fiora? Guarda che sono piastrelle. Ma come sono piastrelle? Perché adesso si fanno delle cose impensabili. Quindi io la ringrazio perché ci ha dato uno spunto, perché ha lavorato a Caltagirone, dove noi siamo da 50 anni sul territorio, per aver lamentato Vietri, la cui ramina della terrazza dell'Hotel Raito era il posto più amato di mio padre, e perché Vietri era l'espressione del colore. Non era ancora nato il monocolore, le forme essenziali, la vera ceramica, quella di colore, quella dei tedeschi che sono andati lì, hanno fondato le Ernestine. E quindi la ringrazio, non ci sono state domande, però l'apprezzamento è totale e sincero.